It's no fun being down 0-2. The Spurs playing at another level. Do you think you're special? You do. I can see it in your eyes. We had to protect home court. We're going to keep fighting and keep playing hard. Yeah, this time I'm gonna let it all go now. This time. La lotta continua, Oklahoma City, Oklahoma, gara 4, siamo al centro della serie di finale della Western Conference che è sostanzialmente cominciata quando si è trasferita alla Chesapeake Energy Arena, metà bianca e metà blu per l'occasione. 2-1, il vantaggio dei San Antonio Spurs sugli Oklahoma City Thunder, ma OKC trascinata in gara 3 dai Big 3 e soprattutto da tutti gli altri, con l'amichevole presenza di Special Osha, al secolo Thabo Sefolosha, da Vevé via Biella per dare alla difesa e all'attacco di Scott Brooks quello che serviva per il 102-82 che ha riaperto la serie. Flavio Tranquillo, Davide Pessina, partita da attendere con enorme curiosità. Enorme curiosità, perché qualche adeguamento c'è stato in gara 3 e sicuramente Brooks l'ha fatti bene, però anche l'energia che dà questo campo ai giovani Thunder non è da sottovalutare. Partita molto molto importante, però credo anche Spurs troppo brutti da vedere rispetto all'ultimo periodo. Mi aspetto, diciamo, una reazione dai grandi veterani degli Spurs in questa gara 4. Conto delle palle perse in regular season per quello che riguarda la posizione in classifica NBA, Spurs semi inappuntabili, terzi a livello di finali della Western Conference, 17.3, soprattutto le 14 nel primo tempo di gara 1 e le 21 dell'intera gara 3 pesano su Tim Duncan e compagni. Duncan atteso sicuramente a una gara diversa, altrimenti gli Spurs perdono anche questa. Parker deve essere più lucido e poi dalla panchina ci vuole il Ginobili di gara 1 e gara 2, soprattutto nel quarto periodo, ma il quarto periodo di gara 3 non c'è stato, nel senso che è stata una semi amichevole in cui ha pasteggiato a champagne proprio Thabo Sefolosha, da non sottovalutare quello che hanno fatto Ibaka e Perkins, che hanno distrutto i lunghi dei San Antonio Spurs ai due estremi del campo in gara 3. Decisamente, Duncan dimostra di soffrire, soprattutto Perkins, poi sono stati molto bravi, specialmente Ibaka, a difendere in aiuto sul cambio, sul pick and roll. Sarà importante anche l'inizio, perché l'inizio di gara 3 davvero per Oklahoma City ha aggredito ferocemente San Antonio, che ha perso 4 palloni nei primi 2 minuti. Duncan sta tirando malissimo, in gara 3 ha preso solo 2 rimbalzi, il minimo in carriera nei playoff, eguagliato. Comincia la danza e saranno 48 minuti almeno di altissimo livello. Grande uscita per Kevin Durant, la fiducia in Sefolosha confermata con questo primo tiro che è sbagliato. Adesso arriva il primo pick and roll degli Spurs e vediamo se hanno fatto degli aggiustamenti o meno. Ricezione al gomito per Tim Duncan. Il primo aggiustamento ovviamente è mettere Parker un po' più lontano dalla palla e spaziarsi meglio. Poi questo è il tiro di Parker, è entrato sempre in gara 2, pochino in gara 1, mai in gara 3. Alla fine è una questione anche di tiri, come ha dimostrato la prima conclusione di Sefolosha. Perkins con un minimo di spazio da parte di Dio che dice tira pure, ma Perkins da lì è un tiratore sottovalutato. Può prenderlo soprattutto se ha tanto spazio, può mettere la palla per terra. Non cominciano immediatamente dal pick and roll gli Spurs, vogliono far ricevere Parker fuori dai blocchi o comunque con l'azione iniziata e costringere, come in questo caso, al cambio i Thunder, anche se in gara 3 ha funzionato bene per la difesa. Linea di fondo per Kawhi Leonard, più pazienza per gli Spurs che devono assolutamente utilizzare quel concetto di multiple pick and rolls, di pick and roll multipli, che è alla base del loro successo. Situazione di swing 3 per mandare in post passo Durant, favoloso lavoro di Leonard che poi ci mette anche una mano, la palla schizza nelle mani di Sefolosha, torna in quelle di Westbrook che vuole spazio, Green lo tiene in quella zona del campo, altra ricezione per Perkins, altro tiro per Perkins, errore stavolta. Rimbalzo per Tim Duncan, viaggia Parker molto tranquillo ma anche molto deciso, vedete, a distanziarsi dal bloccante, che è una chiave molto importante. Prende velocità, mette nell'angolo del lato forte dove c'è Leonard che esce da quell'angolo, rimette palla per terra Boris Dio, attacca con pazienza, grandissimo arresto e grandissimo appoggio al tabellone. Boris Dio contro i grandi atleti, se tu non lo sei hai una cosa sola, la tecnica, e Boris Dio ne ha tanta.
Palleggio per Westbrook, ancora Green che vuole tenerlo lì anche a costo di concedere una ricezione facile a Perkins. È la terza della partita, 2 su 3 per l'ex giocatore dei Boston Celtics, subito coinvolto nell'attacco, il solito sguardo che incenerisce i quattro angoli della Chesapeake Energy Arena. Situazione di fist, di doppia uscita, è scelto il lato di Parker che schiaccia per terra per Duncan, che attacca il recupero di Perkins, utilizza benissimo il corpo e Duncan comincia a processare le informazioni e le tendenze degli avversari. Eh sì, qui vediamo un cartellone che si riferisce alla frase di Kendrick Perkins dopo aver fatto una grande giocata difensiva, aveva qualche sassolino da togliersi dalle scarpe con i commentatori di TNT, è passato davanti dicendo parlate di questo. Talk about that, e ha passato sostanzialmente il primo tempo a ogni giocata a guardare e incenerire appunto con lo sguardo i tre commentatori di TNT che scherzavano in onda, però secondo me scherzando sono uscite da un'altra uscita, però tradivano anche un po' di nervosismo. Te credo, ti arriva questo, è grosso. Secondo ferro per il tiro di Durant, ricezione per Parker che viaggia a blocco da parte di Tim Duncan che si spazia bene, deve ribaltare, questa è l'altra contromossa, poi Parker gioca lontano dalla palla. Gli Spurs hanno chiaramente preso nota di quello che ha fatto OKC in gara 3, questo non significa che vinceranno naturalmente, perché poi bisogna sempre giocare contro Westbrook, Durant e soprattutto James Harden, perché la partita comincia tra circa 3 minuti quando entrano Harden e Ginobili. E chiaramente cambia in quelle situazioni tutto quanto, che perché sono giocatori troppo importanti. Westbrook ha tirato male in gara 3, però secondo me è stato molto importante al di là del plus minus più 29, però 9 assist, 4 palle recuperate, una grande presenza a tutto campo, soprattutto gli viene un po' tolta la palla dalle mani nei momenti importanti quando c'è Harden a gestirla di più. 8 minuti 54 secondi per chiudere il primo quarto, Russell Westbrook in lunetta, certo i suoi deficit di lettura di certe situazioni e di lucidità sono indiscutibili, come indiscutibile è la forza primigenia a livello atletico e non solo atletico, anche tecnico. Situazione di split per la ricezione di Duncan, spazio per Leonard, i tiri sono in maggiore equilibrio, attacca di più il generale San Antonio che è stata definita da chi era nell'ambiente degli Spurs nelle ore prima della gara tranquillamente fiduciosa, e che di solito è un buon segnale, però l'equilibrio emotivo di questa squadra è spesso difficile da trovare quando è in vantaggio in una serie. Durant butta fuori la palla per Westbrook che attacca con decisione, sbaglia il tiro, rimbalzo controllato da Duncan, conduzione laterale della transizione per Parker che attacca con decisione Sefolosha e subisce il fallo dello svizzero. È importante